a volte ritornano. Beh, Carmine Camicia è stato un veterano del Consiglio Comunale. Addirittura ti sei candidato sindaco nelle passate elezioni. E poi hai detto basta, non mi interessa più la politica. Però quell'anima democristiana che brilla, che vive dentro di te, è puntualmente esce fuori. E adesso presenti una lista con l'UDC appoggiando Margherita Scoccia. A volte ritornano, è facile dirlo, però la domanda te la faccio, come mai questo ritorno? Beh, come mai questo ritorno? È semplice, la risposta è molto semplice, forse potrebbe essere anche banale, però intanto vi voglio ringraziare pubblicamente l'UDC perché insieme all'UDC stiamo facendo un percorso assieme. Io già facevo parte di questa coalizione politica, l'ho vista nascere, per cui tutto il percorso dell'UDC comunque siamo stati sempre amici di un percorso che ci ha visti sempre vincenti. Oggi l'UDC dopo 10 anni ritorna a Perugia e sono convinto che ritornerà anche a Palazzo dei Priori, perché la squadra che ha messo in campo l'UDC è una squadra di tantissime bravissime persone, belle persone, soprattutto dire belle persone, perché oggi è difficile dire belle persone, invece la squadra dell'UDC sono proprio delle belle persone, tantissimi giovani, imprenditori, quindi molto motivati, perché vogliono dare un loro contributo a questa città che, nonostante gli sforzi che noi nell'ultimo decennio abbiamo messo in campo, qualcosa forse ha bisogno ancora. Ha bisogno ancora che cosa? Di forze nuove. I ragazzi che stanno nell'UDC sono ragazzi giovani, per cui hanno degli stimoli diversi da quelli che ci avevamo noi. Però io devo rivendicare ancora una cosa, direttore, che se oggi a Perugia insomma si respira un'aria diversa, Perugia è più libera, Perugia è più democratica, lo si deve a quelle tantissime battaglie che i ragazzi del 95, quindi con il sottoscritto, abbiamo messo in campo. Lei si ricorderà, e non solo lei, si ricorderà tutte le battaglie che noi abbiamo fatto per contrastare quella politica, che era una politica che aveva messo in ginocchio questa città. Ci abbiamo messo ben 15 anni per cambiare la situazione, per convincere i nostri concittadini che tutto sommato noi eravamo nel giusto, che noi avevamo una visione diversa di una Perugia che tardava a crescere. Nel 2014 è successo quello che è successo, però non è venuto dal nulla, è venuto grazie alle tantissime lotte che non solo io ma tantissimi nostri amici che oggi stanno fuori dalla politica e che nessuno gli ha dato un minimo di riconoscimento. Io volevo approfittare di questo momento per ringraziarli tutti quanti per quello che hanno fatto, perché Perugia li deve ringraziare, io mi sento di ringraziarlo e penso l'intera comunità perugina capisce il loro sforzo. Detto questo, dico perché tornare in politica dopo 5 anni di assenza? Perché penso che ancora questa città ha bisogno di me, delle mie proposte, di proposte ne ho fatte tante, quindi dire io andrò lì, faccio, no, io ho già fatto, per cui in effetti non è che mi sento arrivato, penso che comunque è sempre un punto di partenza, però recuperare nel percorso quello che io avevo già seminato, quello insieme a tantissimi concittadini abbiamo messo in campo, per esempio il progetto Cuore che man mano praticamente è quasi finito, quindi è stato cancellato anche dal sito ufficiale del Comune di Perugia, io penso che tocca rianimare il progetto Cuore, farlo diventare un'altra volta operativa e rendere ancora una volta Perugia città guardia protetta, perché se qualcuno pensa che il progetto Cuore era di Carmine Camicia si sbaglia. Il progetto Cuore era della città di Perugia ed erano tutti orgogliosi di quel progetto, quindi chi ha pensato di mandarlo in riposo si è sbagliato e io con il mio ingresso spero di poter ingranare a Palazzo Superiore e non solo, insieme a una bella squadra dell'UDC, cercheremo di rianimare quel progetto, di ridare un'altra volta la possibilità a tantissimi nostri concittadini di sapere che in caso di arresto cardiaco qualcuno dietro all'angolo lo potrà salvare.